mattina. Sono venuto qui al centro trasfusionale dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna perché io sono un donatore di sangue da circa 12 anni e ieri mi hanno chiamato per fare una donazione di piastrine, visto che le piastrine hanno un tempo di vita di solo 5 giorni, quindi molto probabilmente qualche chirurgo ha programmato un intervento in cui sono necessarie piastrine del mio gruppo e quindi l'ospedale mi ha allertato per venire a donarle. Prende sia il battito che il valore dell'emoglobina. Va bene. Grazie mille, puoi andare già in visita. Un mese fa facevano un buco sul dito per avere queste informazioni, adesso hanno risparmiato un buco al donatore, quindi molto meglio. Ciao Anna. L'altezza 1,74 e 85 kg. 85? Sì. Una donazione di plasma piastrina feresi. Questo è un separatore cellulare a flusso discontinuo, vuol dire che c'è una fase di prelievo, il sangue a bracciale gonfio fuoriesce, il sangue viene centrifugato, quindi a una certa velocità, a un certo punto si stratificano i vari componenti del sangue. Una volta che si è formato lo strato di piastrina all'interno della boule, quindi lui ha già terminato il primo ciclo, questo è il secondo ciclo. Ci vediamo, grazie, arrivederci. Adesso, dopo la donazione, l'associazione offre anche la colazione per i donatori. Qui purtroppo per motivi di spazio non c'è un vero e proprio bar, ma ci sono queste macchinette per prendere un po' di cose.